vi avanzeranno le uova di Pasqua e io vi dico come dovete utilizzarle, nella maniera più semplice. Non sono un pasticcere, sono un cuoco e faccio le cose dolci che mi piacciono. Allora, prima di tutto, pane. Io qui ho un pane con le noci, ho un pane di Lariano, un semi integrale. Ricotta fresca, fragoline, quelle le prime buone, quelle nostre, buone, no, quella che sta dentro la serra. Burro, zucchero e poi tanto amore. Ma sai perché tanto amore? Perché dovete comprare queste uova, ragazzi. In 4500 piazze, il 5, il 6, il 7 aprile, quindi non avete scuse che non l'ho trovato. Dobbiamo comprare queste uova. Queste, dobbiamo aiutare chi ha bisogno di noi. 12 euro, l'uovo di Pasqua dobbiamo comprare per l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. Mi raccomando, compriamoli e mi fate arrabbiare. Andiamo, iniziamo. Burro, quindi un pezzetto di burro. Immaginate la colazione, quella domenicale, quella che vi coccola, vedo che vi coccola un pochino di più, che vi coccolate, volete bene, con la persona che sta a letto, il bambino, le cose, perfetto, siamo tutti contenti. Poi, pane. Allora, io ho detto o un pane alle noci, o un pane semi-integrale, io vado con questa alle noci. Il pane, poco, sottile, così. Allora qualcuno dirà, ma che è un French toast? No, non mettiamo l'uovo e non usiamo il pane in cassetta, usiamo il pane nostro. Quello buono, non quella roba imbustata. Adesso sciogliamo il burro piano piano, così deve spumeggiare. Così, spumeggiare. Mentre spumeggia il burro, io faccio così: prendo un uovo dell'Ail. Adesso lo rompiamo. Così c'era Mario. Oddio, ecco qua. C'è pure il regaletto per Mario, va. Ecco qua, questo lo diremo per Mario. Allora, rompo un pochettino la cioccolata. Col coltello così, questa sarà la cioccolata via avanzata, è pure fondente questa cioccolata, perfetta. Allora, pane, mamma mia. Adesso abbassiamo perché non si deve bruciare e metto un po' di zucchero, guardate qua, così da questa parte dove già l'ho bagnato, così caramella pure un pochettino, ma poco, eh. Poi, semplice. Lo sapete, no? Noi siamo quelli da cucina semplice, quelli che ci diverte fare le cose. Oh, ma io voglio vedere come affonda il cucchiaio. Guardate che bella, guardate che ricotta, fresca. Poi, cioccolato, lavoro un pochettino, così. Allora, noi già abbiamo messo lo zucchero sul pane, però poco poco, ce lo mettiamo poco poco. Guardate, l'inezia, così, è una colazione, ci dà l'energia, la forza. Alzo un pochino il fuoco, faccio caramellare e nel frattempo, dato che siamo in stagione, incominciamo a parlare di fragole. Taglio così a fettine, poi qualcuno la tengo intera, quelle più belle, piccoline, col verde attaccato anche. Guardate, ci siamo, eh? Guardate che bella. Ah, la mettiamo qui? Ancora presto. Cioè, ma adesso vi presentate. Lei o lui stanno ancora dormendo. Presentate con un bel vassoietto. Con questa colazione. Con pane caramellato, con la ricotta. Due fragoline. Un po' di cioccolata. Questo lo lasciamo per camera woman. E io adesso massaggio questa. Guardate qua che roba. La 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 la. Tiè. Vai. La ricotta poi mi fa impazzire. Tiè, così. Che bontà. Una bontà. Ma riesce soltanto con queste uova. Le uova dell'Ail. Che trovate, e ve lo ripeto, in 4500 piazze. Il 5, il 6 e il 7 aprile. Mi raccomando, siamo tanto buoni. Noi siamo buoni perché ci piace cucinare, ci piace mangiare. Quindi facciamo questo regalo alle persone che hanno bisogno di noi. Un bacio a tutti e buona Pasqua. Buono. Che bontà. Che buono. Questa fragola ci sta proprio bene.